Allora, benvenuto a Luca Restivo, autore di San Marino Goodbye, edito per Black Edizioni, casa editrice fighissima. Questo problema delle copertine rigide, però vabbè, sono scelte. E sai cosa? È un ottimo elemento d'arredo. No, così. sta benissimo. Piedi da solo, sì, è il suo obiettivo. Poi grafiche belle, ma è un bellissimo libro. Luca Restivo, col quale lavoro anche, è un po', stava dicendo giustamente lui, Mauri, tu fai parte del gruppo della mattina, poi ogni volta che lascio voi e saluto voi, mi getto fra le braccia di Luca Restivo e degli altri. Siamo come chi ha due famiglie. Esatto, io sono uno che tiene i piedi in due famiglie e deve fare, non so, a Natale quando c'è la cosa. Io sono anche un po' geloso, perché comunque no, ma di Maurizio puoi non esserlo. No, di me proprio. No, di Maurizio puoi non esserlo. Di Fosche Valtri. Mi trattano solo male. Sì. Allora, Luca, il 5 marzo è uscito San Marino Goodbye, il tuo primo libro. Sì. Hai deciso di pubblicare, nonostante tu mi veda tutti i giorni e io abbia una casa editrice, hai deciso di pubblicare con un'altra casa editrice. Ma sai perché? Non avrei accettato il rifiuto. No, è vero. Non avrei ero un invalido. Se poi dice no, è finita. E quindi ho detto. No, un po' ti capisco, ma ieri sera, ho iniziato a leggerlo ieri sera. Ho letto un centinaio di pagine, mentre leggevo dicevo cacchio che bel libro, quindi da un lato rosicavo, però mi mettevo anche nei tuoi panni, dicevo effettivamente è un po' come quando due amici si prestano i soldi. Esatto, cioè se poi qualcosa va male rovini tutto, quindi meglio essere amici ma ognuno poi si tiene le sue cose per conto suo. Allora, ho letto un centinaio di pagine, bello, veramente molto figo, mi fa molto ridere, parla di San Marino, questo piccolo stato che l'Italia contiene al suo interno, che decide di chiudere le frontiere. Esatto, chiude le frontiere e decide di tenere gli italiani fuori e fare da sé. E quindi da lì poi parte la storia con quattro italiani che devono assolutamente entrare a San Marino quel giorno, ma si trovano davanti un integerimo doganiere o guardia di rocca, come si chiamano a San Marino, che li blocca fuori dalla sbarra e dice voi non potete entrare. Su questo poi si innesta tutta la storia e tutte le persone che cercano di risolvere la situazione, cioè politici da una parte e politici dall'altra, che essendo profondamente idioti però nel tentativo di migliorarla la peggiorano in continuazione. Questa è più o meno la trama. È una bellissima satira, insomma, la figura anche un po' dei politici idioti. Non ti chiedo dove hai trovato ispirazione, perché... Guarda, è stato molto difficile, vero, per politici idioti, personaggi di fantasia, è davvero difficile. Poi quando è arrivato Milei in Argentina ho detto Marca miseria. Proprio così. Hai avuto durante la scrittura, quanto ci hai messo a scrivere questo libro? Anche perché comunque sono 400 pagine, 300. Sì, 400. Quasi 400. Quanto ci hai messo? Allora, il file l'ho aperto nel 2017. Ok. L'avevo mandato in giro a qualche casa editrice che ha detto no, fa schifo. Ah, veramente? Sì. Poi l'ho tenuto al caldo per un po' di tempo. Poi quando ho visto Don't Look Up, il film quello con Leonardo DiCaprio, sì, ho detto questo è il modo di raccontare la storia. Quindi una storia corale, una storia con politici, giornalisti, diciamo tutti i vari aspetti del potere, persone normali, e quello era il modo giusto per raccontarla. Prima era completamente diverso. Ma quindi ci hai rimesso le mani? Totalmente. Ah, ok. No, perché vedendo il risultato finale dico, se ti hanno detto tutti che fanno schifo, io invece mentre lo leggevo dicevo io questo l'avrei pubblicato subito. Era completamente diverso. Era completamente ambientato solo tra due personaggi, invece così ho capito che era una storia corale. Per raccontare il potere devi farlo in maniera corale con tanti personaggi. È un concetto molto... Hai mai avuto, ogni tanto quando uno prova a scrivere una storia, io un po' di tempo fa avevo iniziato, in realtà poi avevamo anche finito di scrivere una serie che aveva a che fare col mondo degli influencer. Uno dei problemi che abbiamo avuto scrivendo quella serie è che facevi fatica a star dietro alla realtà, cioè volendo essere una serie che prendeva per il culo quel mondo lì, andavi a inventarti situazioni che poi la realtà sorpassava per stupidità e per idiozia. Hai avuto problemi di questo genere scrivendo questo libro? Assolutamente sì. Che dici, adesso a questo politico faccio fare una cazzata che non farebbe mai. Un mese ne fa una peggio ancora. Assolutamente sì, Milei in Argentina, nel senso che una persona che con una motosega dice afuera e vuole cacciare tutti quanti via e strappa le foto dei ministri, quando pensavo ai capitani reggenti, cioè chi guida San Marino, e li volevo immaginare come dei nazionalisti un po'... non potranno mai essere così. E invece poi la realtà ancora una volta così. Ha superato la finzione. Allora, mettiamo una canzone e poi ti chiedo un po' che tipo di ricerca. Allora, tu sei di zona, ma non sei di San Marino. No, sono di Ravenna. Sei di Ravenna. Vicino, ma non troppo. Che tipo di ricerca hai fatto? Quanto tempo hai passato a San Marino per vedere un po'? Anche proprio un po' la toponomastica del posto. Se qualcuno si è mai accorto che c'era una spia all'interno del loro paese che li stava osservando per poi scrivere un libro, e ci racconti un po' di cose, insomma, su quello che hai scoperto su San Marino.
Sono a Milano, siamo in diretta con Luca Restivo che ha scritto San Marino Goodbye, quindi da qualche giorno anche autore. Ah beh, ebbene sì. Devo aggiornare LinkedIn. Sì, devi aggiungere le ultime voci perché fa anche l'autore televisivo, okay. Lavora con me in televisione, fa l'organizzatore di festival di stand-up comedy e letteratura, adesso poi parliamo di tutto, esperto di cinema. Beh sì, di questo è l'unica cosa di cui sono orgoglioso. Tutto il resto chi se ne frega. No, certo, però, grande stella. Adesso parliamo di tutto, però rimaniamo concentrati su San Marino Goodbye, che dicevamo è uscito il 5 marzo. Sarai anche tu a Book Pride? Ebbene sì. Quando? Ebbene sì. Domenica? Domenica a mezzogiorno e mezza. Anch'io mi sa. Me l'hai ricordato tu, mi stavo un po' dimenticando. Pomeriggio. Domenica alle 15:30, io tu alle? Io alle 12:30. 12:30. Avrò il tempo per andare da 100 edizioni e comprare ovviamente tutti lì. Passa a fare un giro. Ieri hai fatto la tua prima presentazione, sì, però. Com'è andata? Molto bene. Come l'hai organizzato? Cosa è successo? Eri tu seduto, il libro in mezzo, due sedie, il microfono, lupetto, acqua, hai acqua, messo il lupetto? Ho messo il lupetto per sembrare giusto, legato allo stereotipo. Hanno fatto domande dal pubblico? Non glielo fate fare. Perché ho paura delle domande. No, a me piace, è il pezzo che mi piace di più. Le domande. Davvero? Sì, è più divertente. No, perché io ho l'ansia ma c'è differenza tra scrivere per la televisione e scrivere i libri? Ho l'ansia di quella domanda. Era la mia domanda dopo, volevo farti questo. C'è differenza fra scrivere. Grazie Alessandro. Ti ringrazio per la domanda. La scrittura televisiva è una scrittura, diciamo, collettiva, dove non emerge mai il singolo, ma il collettivo. Ok, no, adesso io poi mi rendo conto che ti sto anche facendo domande perché ti conosco personalmente. Ti chiedevo com'è andata perché Luca è una veramente delle menti più brillanti che conosco. È una persona tendenzialmente. Conosci poca gente. No, tendenzialmente un po' timida. Sì, molto. Quindi com'è andato il pubblico lì che ti fa le domande? Cioè, dove. No, ero molto teso. Ero molto teso e quindi ho. Ti sei preparato dei discorsi prima o sei andato freestyle? Vorrei dirti che sono stato freestyle, ma conoscendo. In realtà nella mia testa c'erano tutte le opzioni possibili, tutte le domande scenari. Possibili, sì, quindi a tutte le domande ero preparato. Ti hanno preso in castagna in qualche modo? No, per adesso no, poi vediamo nei prossimi giorni. Allora, raccontaci un po' di San Marino, come hai scelto San Marino, vabbè, questo forse è facile perché è vicino, c'era modo di conoscerla. Guarda, in realtà questa storia nasce perché a me fa molto ridere l'ottusità nelle persone, è la cosa che mi fa più ridere in assoluto, e non c'è nessuna immagine più ottusa di una persona, un burocrate che non ti vuol far fare una cosa nonostante sia facilissimo farlo o sia evidente. Quindi un doganiere che non ti fa entrare da una sbarra dove tu devi fare appena 3 metri era l'immagine perfetta. Quando ho scoperto che all'ingresso di San Marino sopra un arco c'è scritto benvenuti nell'antica terra della libertà, ho capito che lì doveva essere la storia. Questo è il posto dove ambienterò la mia mettere un doganiere storia. Imbecille che ti impedisce di attraversare un posto dove è scritto benvenuti nell'antica terra della libertà. La storia era tutto lì, poi il resto è. E sei andato a fare. Allora, tu all'inizio racconti questa cosa che è verissima: cioè, tutti quelli che sono stati a San Marino tendono ad aggiungere nella frase in gita. Sì. No? Sì. Perché comunque è effettivamente un posto dove vai, in gita, vai lì, vedi i negozi con le balestre, le armi, eccetera, eccetera, poi te ne torni che via. Salutiamo, ovviamente. Tu c'eri già stato, sì, ci sei tornato volte. Poi. Ci sono andato. Mentre scrivevi il libro per prendere ispirazione? Assolutamente, un sacco di volte. Una volta sono stato vicino al Palazzo Pubblico, che è dove sta il governo. Così, e prima di entrare mi sono preso un caffè, di fianco a me c'era una persona, poi siamo entrati insieme a Palazzo Pubblico, io sono entrato dicendo guarda vorrei visitarlo, e quello di fianco invece gli hanno fatto il saluto militare, buongiorno capitano, perché era il capo di stato con cui avevo appena preso come funziona? Mi stavi raccontando prima che ci sono questi capitani reggenti, esatto. Di cui avevo sentito nominare, cioè avevo sentito parlare, ma ignoravo completamente come fosse l'organizzazione e come venissero eletti, scelti e quanto durassero, perché i capitani reggenti vengono eletti due volte l'anno, primo aprile e primo ottobre, eletti ovviamente devono essere cittadini di San Marino e ricoprono un po' quello che è la figura del capo di stato per 6 mesi, quindi assolvono tutte le funzioni di cerimonie, ma anche diciamo di. Però quindi non sono necessariamente dei politici, cioè a turno capita ai cittadini. Sì, ti poi vieni scelto, ti puoi anche insomma in qualche modo candidare perché sei comunque legato ai partiti, ed è una figura che mi ha sempre interessato perché di solito associamo sempre il potere a una persona. Sì. E invece che siano due comunque è un modo di autocontrollo in qualche modo. Sì, e soprattutto ogni 6 mesi si cambia. Ogni 6 mesi si cambia. Ma perché in un posto così piccolo 6 mesi sono sufficienti per portare migliorie o fare danni? Secondo me siccome sono abbastanza ossessionati sul concetto di libertà e per garantire un tempo il controllo alle varie famiglie invece adesso alle varie persone, cioè per fare in modo che il potere venga sempre distribuito tra più persone possibili. E come l'hanno preso a San Marino questo libro? C'è fermento? La verità è che non lo so. Nel senso che ho avuto dei contatti prima. Prima.
Poi il libro è arrivato, adesso lo leggiamo e ti facciamo sapere. E in questo momento c'è un... Vabbè, sì, appena uscito, stanno leggendo. Però fa ridere, grandissimo entusiasmo prima. Oh, bello, San Marino, poi lo leggi, fa... meglio se no, stai a casa. Però è un omaggio comunque. Un omaggio. Madonna, a me lo dici? Io non è che sono stato in gita a San Marino, io a San Marino sono andato per portarli nella gloria europea, in Champions League. Sì. Cioè, la mia esperienza con San Marino è legata a questo. Bentornati su Radio DJ, c'è Luca Restivo, l'autore di San Marino Goodbye, che sarà a Book Pride a presentare il libro domenica alle 12.30, quindi se volete vedere dal vivo questa voce che magari vi sta entusiasmando, qualcuno ti ha anche riconosciuto da Radio 2, ha detto ma è quello di Radio 2? Sì, è lui. Scusami, una domanda, 12.30 appuntamento, mangio prima o mangio dopo? Allora, io in questi giorni in cui vado là non mangio proprio. Ah, ok. Perché la voglia di fatturare è talmente grande che mi nutro di quella. E io quindi sto lì fisso io sto alla bancarella stand di 30, se volete, così. Mangia. No, 12.30 mangia dopo. Ok, va bene. Quanto dura? Un'oretta? Cosa fai? Mezz'oretta, sì. Mezz'orettina? Dopo. Ok, sì. E fatti fare le domande dal pubblico. Okay, sono la roba più divertente di tutte. Le domande dal pubblico sono la roba più divertente di tutte. I capitani reggenti vengono scelti dal consiglio grande generale. Ok. Si chiama proprio così, grande generale. Il Parlamento, essenzialmente. Sono quelle formule anche lì un po'. Il consiglio grande generale, come un. Sì. Equivalente al Parlamento italiano. Vengono scelti dai partiti, tra i loro consiglieri, vengono eletti ogni 6 mesi da tradizione e sono un po'. Cioè, non sono la Meloni, sono più Mattarella. Sì, è Presidente della Repubblica. È l'equivalente del Presidente della Repubblica, è più Mattarella. Ci stava raccontando Luca che l'ispirazione per dare una svolta a questo libro dalla sua prima versione gli è arrivata guardando Don't Look Up, perché Luca è un grandissimo esperto di film. Ebbene sì. Un po' anche, devo dire, Walter. Io quando ho bisogno di guardare un film chiedo a Walter o a te. Adesso fai partire una competizione che... No, ma anzi, molto spesso coincidono le cose che mi dite. Però, visto che siamo sotto Oscar, quando sono gli Oscar? Stasera? Domani sera? È in questo weekend che li fanno? Sì, credo domenica o sabato. Di solito è fra sabato e domenica? Sabato. O fra domenica e lunedì? Boh, non mi ricordo. Fra domenica. Chi vince? Cosa hai visto? Li hai visti tutti tu, quelli degli Oscar? Più o meno tutti quanti. Chi è la cinquina dei film, dei migliori film? Adesso non allora, così. Oppenheimer ci sarà sicuro. Barbie? Credo di no. Non c'è Barbie nella cinquina? C'è Barbie, dicono di sì. C'è Barbie nella cinquina. Povere creature? C'è nella cinquina. La zona di interesse? Potrebbe essere, se non è il miglior film straniero. Forse il miglior film straniero. Che però è il film più bello che c'è al momento al cinema, senza se, senza ma. È bello, È pazzesco. Io mi sono fatto arrivare il libro, ho comprato il libro ieri e volevo leggere prima il libro. Hai letto anche il libro di Martin Amis? Sì, però c'entra poco. Cioè, diciamo che l'ambientazione è quella, cioè questa casa del capo, del colonnello di Auschwitz, essenzialmente quello che guidava Auschwitz. Quello di Martin Amis è legato a un triangolo amoroso, più o meno, mentre questo è proprio sulla famiglia della persona che guidava Auschwitz e di quanto fosse incredibile il fatto che una famiglia vivesse di fianco a un campo di concentramento. Ok, e quindi racconta un po' la quotidianità e la normalità di una famiglia il cui però... Vicino di casa è un campo di concentramento. Infatti l'inizio è, anche da un punto di vista audio, è... sbalorditivo, perché tu senti questi rumori in sottofondo, non capisci cosa sono, poi allargano l'inquadratura e sono purtroppo le ciminiere. Insomma, il funzionamento del campo di concentramento. L'altra cosa che dicevamo, a parte questa tua passione per il cinema, eccetera, è organizzatore di eventi letterari, comici, che sono un po' le altre due tue passioni. Noi non invitiamo mai tanti stand-up comedian qui, perché poi... sono forti nei loro pezzi, è un po' difficile chiacchierarci perché alcuni poi sono un po' nel personaggio così. Però volevo parlare con te un po' della comicità, visto che sei autore comico, sei anche autore di Salutava Sempre. Certo, lo spettacolo. Hai scritto Salutava Sempre? Sì, è uno spettacolo davvero molto bello che mi pare sia su Netflix. Ho sentito dire che esce su Netflix. Pazzesco, sold out, più di 20 date in tutti i teatri italiani. Complimenti. Complimenti. Il 15 marzo ho sentito che esce su Netflix, complimenti anche a DV, devo dire a DV. Vabbè, a DV. A DV per me. Quindi anche per Luca, doppia di V. No, com'è secondo te un po' lo stato della comicità in Italia? Molto bene, molto bene, perché come dice Saverio Raimondo c'è una scena, cioè nel senso non ci sono due o tre persone e poi niente, però ce n'è tantissima ormai di persone che è bello andare a vedere, persone che riempiono teatri importanti. A Milano c'è per esempio il Lirico, gli Arcimboldi, che ha riempito Giorgia Fumo settimana scorsa, il primo marzo. Giorgia ha fatto gli Arcimboldi, sì, Luca Ravenna ha fatto 20, non so, 2000 date al Lirico, tutte Francesco De Carlo idem, quindi
si è presa questa abitudine, che forse per un po' di anni non c'era più, di andare a teatro, in teatri importanti, per vedere dello stand up. Ed sì, è una cosa davvero bella, e che forse quella nostra generazione ancora non avevano fatto, sì, come esperienza. C'erano i grandi vecchi e poi questi che finalmente sono riusciti a creare proprio un ambiente e un giro davvero interessante. O comunque poi forse i giovani erano meno indipendenti, se volevano uscire dovevano entrare un po' nel circuito Zelig Colorado, così, che poi forse viveva più di una comicità legata ai tormentoni più che allo storytelling. Invece adesso anche un po' con i locali, tipo quelli che frequenti e di cui ti occupi tu, che fanno venire gente a fare esibizioni, è anche un po' cambiata la cosa. Francesco De Carlo l'ho incontrato l'ultima volta, io stavo passeggiando per New York e c'era lui che passeggiava a un angolo nervosissimo, si mangiava le unghie, parlava da solo, così. Perfetto. Non ci conoscevamo ancora molto bene, quindi mi sono avvicinato, l'ho salutato, ci siamo un po' presentati, e stava per andare a fare un provino per il Comedy Cellar, che è forse uno dei due o tre locali più famosi al mondo di comicità, insieme a quello di Los Angeles, quello di Londra, insomma, così. È andato a fare il provino, l'hanno preso e ha fatto una mini stagione lì in inglese, al Comedy Cellar, che è il posto dove si esibiscono, cioè tu vai lì e può capitarti di beccare gratis Louis C.K., Andrew Schultz, Seinfeld, gli autori dei più grandi show americani, esatto, che poi Saturday vanno Night via Live, sì. Non parlate male delle persone presenti, perché non sapete mai chi potete, esatto, magari di fianco a voi c'è qualcuno di mega potente. Luca, ti facciamo un grande in bocca al lupo per San Marino Goodbye, è uscito il 5 di marzo, lo trovate in tutte le librerie, edito da Blackie. Ti auguro un grandissimo successo, ma se venderai più di 10.000 copie, ti odierò. Ti odierò come nessuno ti ha mai odiato prima, Luca. Capirai, pubblicato con loro e non con... Okay. Alessandro, combatterò e mi impegnerò per cercare di venderne il meno possibile. E per adesso ci sto riuscendo perfettamente. Quindi... No, è appena partito, è un bellissimo libro, compratelo. San Marino Goodbye. Anche Luca è a Book Pride, lui domenica 12:30 presenterà il libro, se volete, andatelo a vedere dal vivo. Ciao Luca. Grazie mille. Ciao.